Salve amici di YouTube, perché non vedremo mai per ora Mitra a salve. Un saluto va ad Alen01 che mi ha chiesto proprio un video riguardante i Mitra a salve. Ciao Alen, iscrivetevi al canale per essere costantemente aggiornati su nuovi contenuti che sono recensioni, prove di sparo, stress test di pistole a salve, consigli vari, storia e live. Perché non vedremo per ora un mitra a salve in Italia? I mitra a salve sono presenti nel mercato estero. Per il mercato italiano ci sono soltanto le pistole a salve e come arma a raffica a salve abbiamo la Bruni Beretta 92 Full Auto che però ha il top firing, che per chi non lo sapesse consiste nella canna parzialmente otturata, uno sfiato sulla parte superiore della canna e il tappo rosso alla volata. Questo è il sistema top firing ed è di libera vendita in Italia. Mentre il sistema front firing in che cosa consiste? Per chi non lo sapesse, ha la canna parzialmente libera, non del tutto, altrimenti non riuscirebbe a rinculare il carrello. Quindi la fiammata nelle front firing esce da davanti e la front firing ha anche un adattatore per far andare i razzi o altri tipi di proiettili, perché in quel caso si può parlare di proiettili anche se non sono direttamente attaccati al bossolo, perché è un qualcosa che viene poi proiettato verso avanti. Le armi a salve con sistema front firing in Italia sono considerate armi comuni da sparo. Non si possono comprare armi comuni da sparo a raffica in Italia e di conseguenza un mitra a salve in Italia possiamo dimenticarcelo anche con il porto d'armi. Dobbiamo sperare che facciano anche qualche mitra a salve top firing per avere ad esempio un MP40, un M12 o un MAB a salve. Sicuramente molti di voi si staranno chiedendo, ma come mai, se il mitra a salve in Italia non c'è, esiste la Bruni Beretta 92 Full Auto? Ve lo spiego. Allora, prima cosa, c'è una differenza tra mitra e pistola mitragliatrice. Il mitra è praticamente un oggetto che spara a fuoco automatico, quindi a raffica, che va impugnato per forza di cose, correttamente, a due mani. Mentre la pistola mitragliatrice, come nel caso di questa pistola mitragliatrice a salve, la si può impugnare anche con una mano. Ora venite vicino a me che vi illustro come funziona un mitra. Allora vi disegno in maniera molto basica il meccanismo di un MP40 che è un mitra che spara a ciclo aperto. Cosa significa ciclo aperto? Che a differenza delle pistole, il mitra è pronto a sparare, in questo caso l'MP40 è pronto a sparare soltanto quando l'otturatore è in apertura, perché poi andando a premere il grilletto, l'otturatore avanzando va ad attivare il percussore e quindi che viene nell'MP40 non è precisamente integrato all'otturatore, però comunque il percussore parte insieme all'otturatore per andare a far partire il colpo. Allora, ve lo disegno in maniera molto, molto grossolana. Facciamo finta che questo sia il tubo del mitra. Conoscete l'MP40? Se non lo conoscete, lo vedrete adesso. Allora, qui c'è un tubo, di solito che è un lamierato, dentro il quale passa l'otturatore. E lo disegniamo in questo modo. Il percussore. Qui troviamo la finestra di espulsione dei bossoli, il caricatore, e qui poi vabbè tutta la parte del grilletto. Ok, non si capisce tanto forse dalla forma, però questo è il meccanismo di un MP40. Come funziona?
C'è una molla dietro all'otturatore. In questo caso facciamo finta che è in apertura, quindi indietro con l'arma armata, il caricatore e il colpo in canna. Sembra più un incrocio tra una K e un MP40, però focalizzatevi sui meccanismi. Alla pressione del grilletto, facciamo finta che qui ci sia il meccanismo del grilletto, cosa succede? Il meccanismo del grilletto si abbassa, l'otturatore avanza facendo in modo che l'arma faccia fuoco e poi con il rinculo l'otturatore va di nuovo indietro, il caricatore fa salire altri colpi e finché teniamo il grilletto premuto, praticamente l'otturatore è libero di avanzare e quindi di sparare. Quindi con il grilletto premuto, un mitra a fuoco automatico, con il grilletto sempre premuto, è capace di sparare tutti i colpi del caricatore. Poi, per smettere di sparare, basterà rilasciare il grilletto e il meccanismo ferma di nuovo l'otturatore in apertura. La pistola invece funziona a ciclo di sparo chiuso, a otturatore chiuso. Infatti, se la pistola a salve in questo caso fosse carica, basterebbe premere il grilletto per fare fuoco. Ma però l'otturatore è chiuso. Se l'otturatore, quindi carrello otturatore, fosse in apertura, la pistola non potrebbe sparare in nessun modo perché il cane viene fermato, è ben lontano il percussore dalla camera di scoppio, quindi la pistola con l'otturatore aperto non potrà mai sparare, mentre il mitra spara proprio ad otturatore aperto nel caso dell'MP40. E allora come fa una pistola a salve a ciclo di sparo otturatore chiuso a sparare anche a raffica? Semplice. In questo caso il selettore, che praticamente sarebbe questa vitarella che deve essere tolta dal fermacorreggiolo del calcio e messa qui vicino ai meccanismi di sparo, cosa fa? Agisce sui meccanismi di sparo. Di conseguenza, con tutto che la pistola a salve funziona a otturatore chiuso, questa vitarella va praticamente a fare in modo che il cane non si scolleghi ad ogni pressione del grilletto. Di conseguenza, ogni volta che la pistola si riarma quando è messa a raffica, tenendo il grilletto premuto, sparerà poi i vari colpi successivi. E ora vi faccio vedere il meccanismo a raffica all'opera tramite la prova di sparo fatta nella recensione. Poi vi farò vedere un rallenti in cui vi spiego dettagliatamente cosa fa la pistola ad ogni sparo. Seguitemi e andiamo a vedere come funziona questa pistola a salve. Ora colpo in canna e vediamo che alla pressione del grilletto, tenendolo premuto, il cane viene sempre attivato nonostante il grilletto sia rimasto praticamente in pressione quando viene messa la vitarella sul meccanismo per farla andare in automatico. Poi, finiti i colpi, il carrello rimane in apertura. Come avete potuto notare, questa volta, nel caso della pistola mitragliatrice a salve, la raffica viene attivata tramite i meccanismi che collegano il grilletto con il cane. Prima di salutarvi, vi vorrei consigliare un gruppo sulla piattaforma blu chiamato Armi e Pistole a Salve, in cui, oltre ad esserci pubblicati sopra i miei video, ci sono tantissimi appassionati con cui scambiare quattro chiacchiere e da cui ricevere anche tanti consigli. Detto questo, spero che la spiegazione sia stata chiara, che il video sia di vostro gradimento
E se così è stato, mettete un like ed iscrivetevi per essere aggiornati su nuovi contenuti o su nuove recensioni. Un saluto e al prossimo video. Ciao!